Salve a tutti. Oggi volevo parlarvi di una delle faide più famose del Medioevo, la faida Buondelmonti Amidei, avvenuta a Firenze nel 1216, perlomeno secondo le cronache. Ci sono tanti modi di parlare di questo episodio, poi guardarlo dal punto di vista sociale, dal punto di vista storico. Eccetera, eccetera, ma quello che mi interessava a me era sottolinearne gli aspetti di narrazione, gli aspetti letterari. Per questo io la chiamo la prima, l'unica forse saga fiorentina, perché ciò che è interessante di questo episodio è proprio il suo essere, il suo avere degli aspetti molto più legati a un racconto quasi leggendario, a un racconto mitico piuttosto che a un preciso avvenimento storico consegnato così come doveva essere fatto, proprio perché contiene degli aspetti, dei personaggi, degli eventi che sembrano usciti da una tradizione in cui diciamo leggenda e storia si incontrano, come le tradizioni epiche che si rispettano. Cronache che prendevo in considerazione erano quelle più famose, come Giovanni Villani, Dino Compagni, quindi le cronache fiorentine. Su consiglio appunto dello storico che e ci ha scritto anche il contributo più completo su questo avvenimento, sia Enrico Faini, anche lo Pseudo Brunetto, ossia sostanzialmente una cronaca anonima, chiamata così perché fu attribuita erroneamente all'inizio a Brunetto Latini. Comunque, appunto, siamo sempre. Per le cronache siamo sempre a fine 200, inizio 1300, però queste cronache parlano di un evento avvenuto un secolo o più prima, sostanzialmente. E purtroppo le cronache contemporanee, non ci sono delle vere e proprie cronache contemporanee a questo episodio che ne parlano, e questo è anche la cosa interessante. In breve cosa è successo? In breve abbiamo uno smacco fatto da un cavaliere, Buondelmonte dei Buondelmonti, a un'altra famiglia. Lui doveva porre una figlia, cioè doveva prendere in moglie una figlia degli Amidei, un'altra famiglia importante, per pacificare una faida. Ma non lo fece, lui tradì la promessa, perché secondo le cronache fu corrotto da una donna, Aldruda Donati, appartenente a un'altra fazione rivale, si fa corrompere e prende in moglie invece una delle figlie dei Donati. Quindi, smacco terribile. Questo cavaliere sarà ucciso dalla fazione avversaria proprio per ripagare appunto lo smacco. E secondo i cronachisti, o secondo diciamo, la tradizione fiorentina di fine 200, era qui che si doveva individuare l'origine della divisione tra Guelfi e Ghibellini. Andando a vedere la cronaca che ci permette di dare uno sguardo all'inizio dell'avvenimento, ossia lo Pseudo Brunetto, abbiamo una descrizione completa di tutto l'episodio, ossia nel 1216 un cavaliere, Mazzingo Tegrimi dei Mazzinghi, festeggiò il proprio addobbamento, cioè la propria investitura a cavaliere, e quindi indì una festa in quello che oggi è Campi Bisenzio. Lui ovviamente aveva un
un castello lì, una residenza lì. A questa festa, a questa cena, andò tutto bene fino a che a un certo punto un giullare, così dice lo pseudo Brunetto, un giullare tolse da davanti a Uberto degli Infangati un tagliere. Il suo amico, Buondelmonte si arrabbiò, anche se non avevano capito che era stato un giullare, no? Ma si arrabbiò perché pensava fosse un brutto scherzo. Un altro cavaliere, Oddo Arrighi dei Fifanti, lo riprese. E così partì appunto una sorta di rissa da... Immaginiamocelo, questi cavalieri nel 1200, insomma, dovevano essere personcine molto focose, quindi partì una sorta di rissa da taverna. A un certo punto Uberto smentì per la gola Oddo Arrighi, il quale a sua volta gli tirò addosso un tagliere di carne, e di tutta risposta Buondelmonte ferì al braccio Oddo, e questa fu la prima offesa. Ci fu un consiglio, come c'è sempre nelle faide quando si deve prendere una decisione, che in realtà erano molto più razionali di quello che si pensa. Poi le faide, non immaginatevi che la faida fosse una cosa, come posso dire, come si dice oggi nel giornalismo, una faida, perché a me mi va di vendicarmi su qualcuno perché va a me. No, la faida era parte integrante del diritto, come ancora oggi in alcune società. Il diritto alla vendetta, cioè alla giustizia, è una legge anche non scritta come tutte le altre, legata ovviamente al fatto che parte integrante delle relazioni sociali era l'esistenza di quella cosa che oggi appunto non ha, non, in teoria non figura, anche se secondo me esiste ancora quella cosa che chiamiamo onore, che era fondamentale in tutti, diciamo, in tutte le classi sociali, ma soprattutto quelle che avevano un certo potere, e i cavalieri, assolutamente. Quindi, dopo questo consiglio, a cui parteciparono tutte le famiglie connesse ai Fifanti, gli Amidei, i Lamberti, i Conti da Gangalandi, eccetera, eccetera, quindi tutta quella consorteria che poi, secondo, come posso dire, è lì anche perché politicamente sarebbero quelli confluiti nella parte ghibellina nel corso del 200, quindi in un certo senso questo racconto già divide queste due parti che magari prima non erano divise, o perlomeno non si sa come erano, però è anche un modo per dare una ragione, ovviamente. E scelgono appunto che la pacificazione sarebbe stata raggiunta se Buondelmonte avesse sposato una fanciulla degli Amidei. Quindi si organizzò il matrimonio, tuttavia una certa Aldruda Donati mandò a dire a Buondelmonte che sarebbe stato vergognoso per il suo status prendere una donna degli Amidei, e gli offrì in cambio la propria figlia, quindi una figlia Donati. Buondelmonte, purtroppo per tutta Firenze, si fece corrompere. Quindi qui torna l'aspetto della donna corruttrice, della donna veicolo del maligno, e si fece corrompere. Quindi il giorno in cui dovevano essere le nozze tra Buondelmonti e Amidei, lui andò a prendere in mano una dei Donati, quindi fu un'offesa terribile. Ad ogni modo, gli altri, diciamo, non si arrabbiarono, non risposero subito con la violenza, ma come si fa sempre nei processi di faida,
si riunirono a consiglio per decidere cosa fare, perché non si faceva mai niente a caso. Nella fa la faida era un processo molto più razionale di quello che si pensa. Si riunirono a consiglio per prendere la giusta decisione sulla giusta misura della risposta da dare a questa offesa. E ci furono, che ne so, alcuni dicevano picchiamolo, battiamolo nelle gambe, diamogli una botta in testa, ognuno dava una cosa e si cercava di misurare, è la misura giusta? Però vinse l'opinione di Mosca Lamberti, tizio antipatico alle cronache, che disse uccidiamolo, punto, perché cosa fatta, qua, quindi facciamo le cose fino in fondo, facciamole per bene. Quindi, il giorno in cui simbolicamente Mondelmonti andava a sposarsi con la Donati, gli tesero un assalto. Lui veniva da Oltrarno, perché i Mondelmonti avevano un castello, una proprietà a Montebuoni, un luogo a sud di Firenze. Quindi lui veniva da Oltrarno, appena passato il Ponte Vecchio, lì fu attaccato e ucciso. E così in teoria si doveva concludere questa faida, ma secondo le cronache fu proprio questo che fece partire tutta la grande divisione tra Guelfi e Ghibellini. E questo qui è il racconto generale. Ma quello che ci interessa sono i particolari, ossia, da una parte, i particolari intendo che rendono questo racconto quasi un mini poema, una mini saga. Da una parte abbiamo simbolicamente il giullare, ossia un comico, ossia una persona che vive a cavallo, diciamo, tra la verità e la non verità, lì dove giocano appunto i comici, quindi lì sostanzialmente la contraddizione insita della realtà, insomma, lì dove non ci sono regole, che è il vero iniziatore di tutte le offese. Abbiamo ovviamente tutti i protagonisti, abbiamo quasi tutti i cavalieri, abbiamo tutti i nobili uomini, sostanzialmente i nostri eroi e antieroi, come appunto poi sono descritti nelle cronache, perché ad esempio Buondelmonte ha sempre tra villani, compagni, quindi tutte cronache di parte guelfa, Buondelmonte non ne parlano mai troppo male, ovviamente, perché era della loro parte, anche se in realtà è quello che in realtà ha combinato tutto e di più, ha fatto più di un'offesa, peggio non poteva fare. Abbiamo la donna corruttrice, la donna veicolo, come dice il Villani, subsidio diaboli. Quindi veicolo del maligno, il grande ingannatore parla attraverso di lei. Quindi Aldruda, o per lo pseudo brunetto Gualdrada Donati, corrompe il buon cavaliere, offrendogli qualcosa, appunto, giocando sui vizi di tutti gli uomini, quindi i vizi su cui gioca il diavolo. Quindi semplicemente una donna bellissima. Abbiamo inoltre l'episodio stesso dell'uccisione. Infatti, nella narrazione, ad esempio, di Villani parla la sua cronaca, in sostanza è una cronaca che ripercorre tutta la storia di Firenze e cerca di rintracciare non solo nel 1216, ma in tutta la storia di Firenze, quindi nella nascita stessa, nella composizione quasi genetica stessa del popolo fiorentino, l'origine delle parti, di questa continua divisione sanguinosa delle famiglie.
e lui ci mette appunto il fatto che i fiorentini discendano da due stirpi diverse, una più razionale e una meno razionale, tipo i romani e gli etruschi, e che nel corso del tempo a questo conflitto di sangue si unirono altri conflitti di stirpi come quello dei Franchi e quello dei Longobardi, quindi questo acuì sempre di più all'interno del sangue fiorentino questa divisione intrinseca come spiegazione del conflitto tra le parti. E oltre questo, anche secondo il Villani, un non aver mai veramente abbandonato il culto antico, gli dei pagani. Infatti c'è una statua tradizionalmente a Firenze che si pensava, cioè al Villani, al tempi del Villani non esiste più, però c'era una statua, si diceva, che appartenesse a Marte e che i fiorentini nel corso del tempo volevano sempre salvare, anche quando in teoria erano cristiani. Questa statua era fondamentale per la città di Firenze. Ne avevano una venerazione assolutamente rispettosa. Quindi, in un certo senso, Marte, che per i romani non era solo appunto il dio della guerra o il dio dei campi, ma era anche il Mars Ultor, ossia Marte della vendetta, quindi era il protettore della vendetta, nel senso di fare giustizia. Quindi abbiamo anche questo elemento, la venerazione dei fiorentini per questo antico dio. Ma vabbè, gli archeologi oggi dicono appunto che quella di cui parlano le cronache non era una statua di Marte, era probabilmente una statua costruita ai tempi degli Ostrogoti, probabilmente che rappresentava forse un re ostrogoto Teodorico. Però è importante quello che pensavano i fiorentini, secondo le cronache. E secondo Villani non è assolutamente a caso il fatto che Buondelmonte fosse stato ucciso lì dove giaceva quella statua, ossia alla fine di Ponte Vecchio, appena lo passi oltrarno. Vai nella parte nord, lì doveva stare quella statua, e lì è stato ucciso Buondelmonti sotto la statua di questo antico dio pagano, in modo assolutamente minuzioso. Quindi tutti ebbero la propria parte nell'uccisione. Quindi c'è chi lo tirò giù dal cavallo, chi lo bloccò, chi gli dette una botta e chi gli tagliò la gola alla fine. Ma il fatto di aver scelto apposta quel luogo lo collega direttamente alla presenza proprio di Marte, quindi una sorta di sacrificio al dio della vendetta di Firenze. Quindi che conclude appunto tutto il racconto, come quando nell'epica, nei racconti, nelle saghe, si conclude il destino di un personaggio, il destino di un eroe, di un protagonista, inevitabilmente e necessariamente, in modo tragico, ossia un percorso, un ciclo che si chiude in questo caso appunto con la morte di Buondelmonti sotto la statua del dio Marte. E così si chiude la nostra faida, la nostra saga, il racconto di Firenze e secondo loro delle origini delle parti guelfe e ghibelline di Firenze. Quindi, ovviamente questo è solo uno degli aspetti con cui si può, con i quali si può interpretare questa narrazione. Poi
possiamo dedicare anche altri video o articoli come quello scritto sul sito. Per ora riguarda questo tema, questa faida possiamo prenderla da tutti i punti di vista. Ad ogni modo, vi consiglio di andarvi a leggere se volete saperne molto di più l'articolo, il contributo molto completo che parla appunto di tutti gli aspetti sia sociali che politici, ideologici, eccetera, eccetera, che riguardano questa tradizione del 1216. Buondelmonti Amidei, ossia il convito del, si chiama Il convito del 1216 di Enrico Faini, che è molto bello, molto affascinante perché tratta un po' tutti gli aspetti, tutte le fonti, anche più di quelle che ho detto io, che parlano appunto di questo evento. Non mi dilungo ancora, volevo solo appunto trasmettervi appunto tutti questi aspetti che secondo me girano intorno a questo episodio e spero appunto vorrò trattarne anche altri, magari appunto, non so quanto sia veritiero, ma secondo me, davvero parliamo di una piccola saga toscana del Medioevo, del 1200. Ciao a tutti.